Buongiorno a tutti, benvenuti agli incontri con l'autore della libreria Brivio. Come vedete alle mie spalle siamo anche questa volta, grazie, diciamo, al supporto tecnico del gruppo Matù di Alan Alberti, siamo in un ambiente di montagna. E cosa meglio di una montagna, nel lago di Lodi, diciamo, per ospitare il nostro ospite che arriva da un altro ambiente totalmente diverso da quello della Val d'Aosta. Eccolo qui, lo presento, gli facciamo un applauso virtuale, Sal Costa. Sal Costa, che ha Ciao. pubblicato nei mesi scorsi, ciao Sal, nei mesi scorsi questo bellissimo Hard Boiled, un romanzo giallo per Morellini Editore, Come ammazzare il tempo quando sei morto. Già il titolo è molto molto ironico ed effettivamente, diciamo, è molto suggestiva anche alla situazione che pone. Ci entreremo con calma, come è nostra abitudine, con questi incontri con l'autore, proprio per raccontare il libro che Sal ha scritto in maniera esemplare, appunto lo racconteremo pian pianino attraverso questi incontri. Un po' lo scopo, diciamo, di questi nostri colloqui è portare appunto gli autori in maniera virtuale in Valle d'Aosta, perché attualmente non si può ancora fare in maniera fisica. La speranza è di avere un domani Sal in Valle d'Aosta, anche se la distanza è notevole, perché Sal vive, diciamo, è nato e vive a Catania, una Catania splendida, veramente. La sua, il romanzo è ambientato in questa sua città, questa dimensione particolare, la racconteremo pian pianino, però intanto due cenni biografici come nostra abitudine per raccontare un po' il percorso narrativo soprattutto di Sal. Sal è autore del romanzo, di tanti romanzi, 1, 2, 3, La vera storia di Johnny il pompiere, Bisogni di Jack, Saravà, Bollito duro, Il mercante di Dio. Però Sal non è solo un narratore, diciamo, un autore di romanzi, ma è anche un autore di teatro danza, ha collaborato con testi musicisti per la produzione di testi musicali, ha scritto testi di teatro danza, due monologhi teatrali, per cui, diciamo, ha una poliedricità di fondo che lo porta ad essere un personaggio culturalmente impegnato su tanti fronti. Per Morellini Editore, come diciamo appunto prima, aveva già pubblicato nel 2019 un racconto, pubblicato in un'antologia Sicilia di autore, prima appunto di questo che è un romanzo, l'hard boiler, che diciamo adesso come ammazzare il tempo quando sei già morto. Un esempio, diciamo, entriamo subito nel raccontare appunto questo romanzo, Sal, nel senso che Patrizio Roversi, un altro grande esperto di giallistica, lo ha definito un mix di tensione e di ironia. Ti riconosci molto in questa definizione che ha fatto Roversi, o vuoi aggiungere dell'altro? Partirei da qua, Sar, se sei d'accordo. Sì, io direi che Roversi è un grande scrittore noir, quindi io sono onoratissimo che mi abbia dato questo viatico, insomma, come autore di noir, perché io in effetti non sono uno scrittore di genere, nel senso che non mi limito a scrivere dei noir, sono un appassionatissimo del genere, ovviamente, della letteratura gialla, però, insomma, i miei romanzi, anzi, diciamo che questo è il secondo noir nel quale mi cimento. Tensione e ironia, sì, è vero. La tensione è frutto sicuramente sia dello svilupparsi della trama, ma ha in sé anche il concetto del ritmo. E quello per me è importantissimo, cioè la dote tecnica di saper dare ritmo a una storia, non dare mai intervalli, cioè non togliere il fiato, quello no, per carità, non vogliamo fare stancare i lettori, per carità, non farli correre ovviamente, però dare un ritmo, il ritmo che fa da sfondo agli avvenimenti, alle scene, alle varie scene che vado girando, perché sì, mi dicevi tu del teatro e così via. Ecco, anche quello, io quando scrivo, scrivo sempre in maniera parecchio cinematografica, nel senso che non sviluppo una trama in maniera, diciamo, convenzionale, ma mi soffermo sulle scene da girare, insomma, come fa un regista, come si fa in teatro, cioè concentrarsi sulla singola scena per poi dare l'insieme nell'insieme delle scene girate, ovviamente, delle scene scritte. Un E ritmo narrativo. per quanto Sì, riguarda, no, ti lascio. scusami,
Per quanto riguarda l'ironia, sì, però non è una semplice ironia, nel senso che ci ho messo molto impegno, molto lavoro, ho usato molta tecnica per produrre un risultato che mi soddisfacesse e che potesse soddisfare il lettore. E quindi di solito si dice nei racconti o si fa commedia o si fa tragedia. Ecco, io ho scelto la commedia anche per raccontare un genere che di per sé sarebbe drammatico, per raccontare accadimenti che di per sé sarebbero drammatici, ma dandogli quella chiave da commedia, e quindi entrando sempre nell'intimità del lettore con il ghigno, con la risata, con quel ghigno che può seppellire un po' ogni cosa, come si diceva in slogan lontani: una risata vi seppellirà. Ecco, non voglio seppellire nessuno, però con una risata mi piace far pensare alla gente a situazioni che di per sé potrebbero essere anche drammatiche. Il misto tra commedia e dramma, Sallo, e effettivamente appunto questo, il tuo testo dimostra appunto questo, cioè il discorso della risata vi seppellirà, però in fondo c'è sempre comunque questo minimo di dramma collettivo, se vogliamo, perché raccontiamo un po', senza spoilerare più di tanto, la vicenda parte, diciamo, da un'indagine che fa questo Salvuccio Di Fini, un investigatore privato di Catania, rispetto a diciamo, un tradimento di un senatore. La moglie, il senatore sospetta che la moglie lo tradisca, però poi da lì la vicenda si evolverà anche giocando su quelli che sono i misteri degli anni Ottanta, in Italia, i misteri irrisolti, la commistione tra mafia, apparati deviati. Mi pare che c'è comunque un'amarezza di fondo, quando, specialmente quando tu dici ci sono cose che è meglio non sapere. Allora effettivamente questo è un po' quella, la chiave di lettura anche dei romanzi, in un certo senso, del tuo hard boiler. E la vicenda comunque porta un po' ad avere questa amarezza di fondo, pur nell'ambito di una commedia surrealistica che è molto molto divertente e molto gradevole in questo senso alla lettura. Sì, il dramma dell'essere preferibile, il non sapere perché sono cose che vanno al di fuori della nostra capacità di intervenire. Quindi nel momento in cui non puoi più intervenire, è meglio non sapere determinate cose. Questo si lega un po' a tutti i trascorsi recenti della nostra Repubblica, nel senso che tante cose abbiamo visto marciano su altri binari e niente ci può fare il Parlamento, la democrazia, perché sono delle strade alternative su cui si muove la realpolitik. E queste strade sono spesso incroci di gente strana, cioè servizi segreti, politica e polizia deviata. Insomma, c'è tutto un mondo di fuori, che è un po', insomma, il mondo che un po' spiegava alla Caciarona Carminati in Roma Capitale, no? Cioè un mondo che sta al di sopra e che muove i fili. Per cui Salvuccio Di Fini, si dice, Salvuccio Di Fini con una filosofia tipicamente siciliana, si dice: "Càliti giuncu ca passa la china", piegati il giunco al passare della piena, perché non puoi tenere la piena, sei solo un giunco. Esatto, è quello un po' quello che emerge nel fondo. Consiglio ai lettori di andare a cercare su Morellini il tuo video di trailer del romanzo che è molto divertente. Proprio c'è questa amarezza di fondo, però nell'ambito sempre di questo divertissement complessivo. Parlavi di Salvuccio Di Fini, Salvatore in realtà, appunto. Quindi è tornato a Catania dopo un periodo, un'esperienza all'Accademia di Brera. È un personaggio che in qualche misura raccoglie in sé sagacia, arguzia, intuito, coraggio. Voglia di determinazione, anche se vogliamo. C'è qualche riferimento rispetto ai personaggi dei tuoi precedenti romanzi? Penso soprattutto al Mercanti di Dio. Guarda, il Mercante di Dio no, è lontanissimo, perché il Mercante di Dio è ambientato, insomma, il Mercante di Dio, che è il narratore della storia del Mercante di Dio, è un mercante coevo di Gesù Cristo, quindi il romanzo si svolge in tutt'altra ambientazione storica. Però
Però, se devo essere sincero, un minimo di somiglianza c'è, cioè il protagonista, per esempio, del Mercante di Dio, così come Salvuccio di Fini, è un uomo in preda agli eventi ed è uno che, come ha imparato appunto qui, ti dicevo, il legame con la sicilianità, cioè tante dominazioni ci hanno insegnato a saper resistere passivamente, purtroppo, non attivamente, saper resistere passivamente a qualsiasi cosa. E questo ci ha fatto sviluppare una sorta di furbizia, sì, che in Salvuccio di Fini è l'arguzia di cui parlavi, ma sono proprio delle armi che un siciliano ha imparato a usarle, se le ritrova nel patrimonio genetico, perché oggi devi combattere con gli arabi, domani con i normanni, dopodomani ti ritrovi con gli angioini e poi i Borboni, insomma, è un continuo cambiare di padroni, è un continuo doversi adattare a quel che passa il convento. Infatti, più che Insomma, un po' una l'ambientazione filosofia di fisica, vita. certo, infatti, più che l'ambientazione fisica, questa Catania afosa, colpisce proprio questa ambientazione sociale. C'è un po' più una comunità che, malgrado tutto, riesce a sorridere del degrado morale, diciamo, e anche pone al centro la saggezza del fatto di dire: ok, vabbè, tutto è destinato ad aggiustarsi. Ok, arriva la piena, devo piegarmi, però alla fine so che comunque, diciamo, tutto si aggiusta. Mi È una raddrizzerò. filosofia, appunto, che. Esatto, la filosofia che tu accennavi in maniera specifica, abbinandola a questa sicilianità, giusto? Sì. La sicilianità è essenzialmente fatta di questo, storicamente è fatta di questo, cioè un senso di resilienza, ma anche di resistenza. E a volte si mandano giù, storicamente abbiamo mandato giù bocconi amari in continuazione, però ecco. Siamo ancora qui, siamo in Europa, siamo moderni come il resto della nazione e in qualche modo l'abbiamo sfangata, abbiamo aspettato la piena, però siamo sempre pronti. Ecco, però in questo siamo fortunati, no? Perché abbiamo un'arma in più, che è questo saper stare sempre sul chi vive e sapersela cavare in tutte le maniere. Ecco, un popolo molto più ordinato avrebbe più difficoltà di noi nel sapersi adeguare a dei forti cambiamenti. Noi invece siamo speciali, abbiamo le antenne, sappiamo, odoriamo nell'aria già il cambiamento e ci adeguiamo immediatamente. Ci adeguiamo con molta facilità, quindi è un po' il nostro limite, perché non siamo famosi per essere dei grandi rivoluzionari, però nello stesso tempo siamo degli eroi passivi, ecco, sì, degli eroi passivi, degli eroi della resistenza, a modo nostro. Eroi passivi che sono anche personaggi che circondano Salvuccio. Penso al cognato Tano, un personaggio esilarante, imbranato, però diciamo un'imbranatura giusta comunque in qualche misura. Ma anche l'amico questore, l'amico poliziotto, in qualche misura sarà fondamentale. La moglie, tutti, come hai costruito la narrazione di questi personaggi attorno a Salvuccio? La costruzione di questi personaggi, guarda, è quello che nella scrittura mi dà più soddisfazione. A me creare i personaggi di contorno mi è sempre piaciuto, ne ho sempre avuto una passione. Poi, sai, la chiave della commedia, il racconto in chiave di commedia, ti aiuta moltissimo in questo perché devi caratterizzare moltissimo i tuoi personaggi. Caratterizzarli significa dargli vita, renderli simili, plausibili, probabili, e quindi il lettore tende sempre a riconoscerli immediatamente appena li vede entrare in azione. E quindi li ho costruiti sempre col tono della commedia, e quindi le loro descrizioni sono sempre delle descrizioni che ti portano ad avere sì in parte il dato fisico della persona che vai a incontrare, ma soprattutto quello caratteriale, essenzialmente, viene fuori il carattere in tutto e per tutto, dal loro modo di parlare, dal loro modo di pensare, perché riesco a entrare in tutti questi, in questi ambiti, ecco. Infatti, quello che stupisce è che, pur essendo un hard boiled, quindi diciamo un romanzo cruento, una giallistica
cruenta, con sangue, eccetera. Il personaggio, il cattivo di turno non c'è alla fin fine. C'è comunque questo, perché il senatore comunque viene traviato, ci sono forse quegli scagnozzi, ma in realtà siamo tutte quante vittime di un sistema che li sta stritolando, in cui non si riescono comunque ad avere una giusta dimensione di poter uscire. In realtà sono un po' vittime di loro stessi, giusto, giusto Sal? Sì, belli e cattivi, buoni e brutti, balliamo tutti lo stesso ballo. Siamo nella stessa danza e ognuno a suo modo cerca di portare gli eventi dal proprio lato. Salvuccio perché vuole salvarsi la pelle e gli altri perché hanno delle mire di potere. E così via, però ognuno rema dal suo lato e tutti però ballano la stessa danza, tutti fanno parte della stessa enorme tragedia, ecco. Sì, questo, essenzialmente è questo, ballano lo stesso ballo. Tutti ballano la stessa danza, tu comunque hai sviluppato anche un percorso di teatro danza, come hai detto all'inizio, di teatralità. Tu l'hai in qualche misura già risposto anche prima, hai già comunque inserito questa tua esperienza nel libro, in questo ultimo libro che hai realizzato e pubblicato. Ci sono delle chiavi di lettura però in maniera anche particolare che lo dimostrano, il fatto comunque è la commedia che supera il dramma, come dicevi anche tu prima. Ma c'è qualcos'altro in più che ti è servito come esperienza precedente per poter raccontare narrativamente questa storia? Guarda, io credo che sia piuttosto andata al contrario. Io ho una tecnica di scrittura che è molto filmografica, molto teatrale, e che nel momento in cui ho avuto contatti con gente di teatro, amici, registi e così via, immediatamente, cioè voglio dire, un mio amico, il regista Elio Gimbo, ha subito pensato a me, aveva per le mani l'idea per una commedia e così via, e ha immediatamente pensato a me, perché conosce il mio modo di scrivere e quindi ha pensato che la cosa si potesse realizzare con molta facilità, perché diciamo che la commedia, così come la scrittura cinematografica, è nelle mie corde. Io ti ripeto, come ti accennavo poc'anzi, ho sempre costruito i miei romanzi come se dovessi girare dei film, cioè ho 69 scene, mettiamo, da girare e io le giro. Alla fine, quando il lettore leggerà il libro, avrà la normale sensazione di qualsiasi libro, cioè che ti sto raccontando una storia. Però, in effetti, gli addetti ai lavori si accorgeranno subito che sto girando la singola scena. Quindi, scena per scena, costruiranno l'interezza della storia. E questo, quando scrivi in questa maniera, ovviamente col cinema, col teatro, ci vai a nozze perché è la maniera. E un'altra cosa è la concisione, perché per esempio il teatro come il cinema richiedono una scrittura molto più veloce e che abbia bisogno ancora di più ritmo, perché nell'arco di 2 ore devi raccontare un'intera storia che se dovessi costruire un romanzo sarebbero ore e ore e ore, 12, 15, 20 ore di lettura. Ecco, invece quando scrivi per il teatro, quando scrivi per il cinema, ti concentri sul raccontare tutto in 2 ore, fai un grandissimo uso, ovviamente, dei dialoghi, ma quello è un uso che io faccio normalmente anche nella mia scrittura, anche nei romanzi, cioè uso tantissimo i dialoghi perché mi piace far parlare i personaggi e cerco di essere, come direttore di tutto il lavoro, come regista, diciamo, il più leggero possibile e cercare di dare molto spazio ai personaggi. E infatti io credo che tu me ne debba rendere merito in questo, do molto spazio a loro. Io sto lì in punta di piedi, quasi non fiato. Esatto, e questo è perfettamente ragione. Chiuderei con una piccola riflessione anche sull'attualità, Sar, se mi consenti. La tua attività teatrale in che misura è stata condizionata dall'emergenza sanitaria? L'attività narrativa abbiamo visto, sei riuscita comunque a pubblicare. Ecco, tra l'altro l'avevi scritto prima del periodo di lockdown dell'anno scorso, oppure durante il periodo di lockdown, questo romanzo, ma in che misura ti ha condizionato la tua attività in generale? Ecco, sia di scrittore che come geografo, come. Guarda, a livello di scrittura,
mi ha condizionato pochissimo. Il romanzo l'ho finito già prima del lockdown, perché tu sai, i tempi editoriali sono quello che sono, sono sempre abbastanza lunghi, perciò il romanzo l'ho letto prima. Quello che ho dovuto vivere come limitazione è il fatto che, ecco, io mi è piaciuto essere lì ad Aosta con te, con gli amici della televisione, della libreria Brivio, però purtroppo sono qui e questo è successo in tutta Italia. Insomma, mi sono saltate tutte le tournée di presentazioni e le librerie, perché insomma è così e non se ne può fare a meno. Da un punto di vista teatrale, invece, zero assoluto. Io sono fermissimo, non si è mosso più nulla. I teatri sono chiusi, tutto è fermo, anche quelli all'aperto. Ora speriamo che dopo il 15 maggio pare che ci sia voglia di riaprire tutto, ci sia il via libera, pare, da parte del governo, ma in generale in tutta Europa, per cui speriamo di poterci rimpossessare degli spazi e di poter ritornare a fare teatro e spettacolo in pubblico. La speranza è condivisa, caro Sal, perché effettivamente il teatro è una forma di vita, una forma di espressione culturale molto molto importante. Non possiamo più fare a meno, diciamo, di quello che sono le rappresentazioni teatrali. Tu hai già un progetto pronto pronto, al momento che si riaprirà tutto, tu hai già un qualcosa di pronto da poter già proporre sulle scene? Guarda, volevo, dovevo, avrei dovuto riportare in scena sia un monologo teatrale, Nine Steps intitolato, sia una commedia che è Il segreto di Audrey Hepburn, una bella commedia che abbiamo già messo in scena un paio d'anni fa, ma che la gente aveva voglia di rivedere, ce l'avevano chiesta. Adesso stiamo a vedere un po' con la riapertura. In città si sono mossi alcuni gruppi teatrali che stanno. Sono pronti per ripartire, vediamo un po', speriamo bene, tutto è entrare comunque. Esatto, e questa è la speranza del messaggio forte che grazie a te, Sal, siamo riusciti a dare in questo senso, la voglia di cominciare, di riapertura, il consiglio chiaramente di leggere il tuo romanzo, è molto molto bello, molto interessante, Edito da Morellini, lo ricordiamo il titolo, la copertina la sta riproponendo Allan Alberti, Gruppo Mattù, come ammazzare il tempo quando sei morto, un titolo surreale al massimo che però merita di essere approfondito con una bella lettura e chiaramente consigliamo a tutti di prenotare il libro, di acquistarlo dalla libreria Brivio e sicuramente vi farete un bellissimo regalo perché è un romanzo che merita di essere letto, di essere condiviso, di essere apprezzato, proprio per questa narrazione che abbiamo avuto modo di raccontare. Grazie, e questo lo ringrazio tantissimo di cuore. Grazie a Sal Costa che ci ha raccontato questo suo romanzo, questa Grazie sua capacità narrativa, questo suo testo che è veramente sicuramente molto, molto, molto interessante, molto piacevole e che racconta delle cose anche interessanti che abbiamo visto prima, il rapporto di questa Italia che è alle prese ancora con dei misteri irrisolti. Io ringrazio ancora tutti i nostri ascoltatori, ringrazio nuovamente la libreria Brivio per il supporto che dà dal punto di vista di comunicazione e ringrazio ovviamente, grazie di cuore infinito a Danna Alberti che ancora una volta ci ha portato in questa bellissima scenografia. Siamo al lago di Lode a Chamois, un posto meraviglioso che consiglio a tutti, compreso Sali, visitare perché è un luogo veramente Verrò. magico, un luogo splendido dove si apprezza la natura in maniera splendida, stupenda, in maniera proprio profonda e comunque condivisa. Ringrazio ancora tutti e l'appuntamento, i prossimi appuntamenti di incontri con l'autore della libreria Brivio. Grazie a tutti, buona serata.